Salve ragazze, buongiorno, buongiornissimo, benvenute e bentrovate. Siete qui nel mio canale, io sono Zaira, questo è il messaggio del giorno per voi. Andiamo a vedere immediatamente cosa hanno da dirci queste carte oggi per tutti coloro che si sono sintonizzati nel mio canale e stanno seguendo questo messaggio del giorno. Allora, sto mischiando le carte della Zingara, arcani maggiori, solo arcani maggiori. Carte molto 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 vecchie, ce l'ho da tantissimo tempo, ma sempre molto potenti. Adesso sto mischiando i tarocchi moderni, sempre arcani maggiori, dove prenderemo una carta per sviluppare questo messaggio del giorno per voi. Allora, ragazzole mie, io spero che voi state bene, spero che tutte le cose vostre stanno andando come desiderate. E se non fosse così, pensate sempre in positivo perché la positività attira positività. Ecco qua le carte da strella rinnovate, come dire, restaurate da me. Solo arcani maggiori, prenderemo una carta, carte molto molto chiacchierine. Le sibille italiane, ragazze. Allora, sapete comunque che è un interattivo, per cui prendetele sempre con cautela, fermo restante che per chiunque voglia avere, ecco qua, la carta si è rigirata e noi la prendiamo. Stavo dicendo, fermo restante che per chiunque voglia avere un consulto personale e lo vuole fare con me, nella descrizione del video ci sono i miei contatti, zairafassari@gmail.com. Oppure nel mio profilo Facebook Zaira Fassari messaggio privato o nel mio profilo Instagram Zaira sui tarocchi sempre messaggio privato. Ragazzole mie, ecco qua, sto mischiando i King dell'amore che ci daranno anche loro un loro consiglio. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, scusatemi, i King dell'amore. Adesso mischiamo i messaggi magici delle fate e vediamo cosa ci dicono le fate riguardo ad oggi per voi tutti coloro che seguite questo interattivo. Siete sempre di più, io vi ringrazio ragazze, scusate, io a volte dimentico di farlo, ma veramente io vi ringrazio di cuore, appunto per il gradimento, per l'affetto con cui mi seguite. Continuate così, siete la mia forza, il vostro, diciamo, sostegno mi porta sempre ad avere molto entusiasmo, molta pathos nel fare questi interattivi. Per chiunque poi vuole qualche suggerimento di interattivi anche sugli short, sui, insomma, i lunghi, i corti, tutto quello che io faccio, nei commenti ditemi pure le vostre richieste. Se vi posso accontentare, lo faccio volentieri. Allora, le carte dell'amore, prendiamo una carta anche di questo mazzo. E andiamo a mischiare carte verdi di Zaira che, come sapete, ci danno un'indicazione della situazione che, insomma, sta per essere definita in questo messaggio di oggi. Quindi vediamo che indicazione ci dà quest'oggi. Sei la persona che ho sempre sognato di incontrare, vedete? Molto bene. Allora, adesso con le carte della luna prenderemo un consiglio finale per voi che può essere inerente a quello che esce oggi o comunque proprio alla vostra vita, qualcosa che voi dovete sapere e che appunto le carte della luna vi vogliono mandare, vi vogliono far sapere. Allora, prendiamo una carta a caso, anche di queste meravigliose carte. Togliamo tutto da mezzo e andiamo a vedere che cosa esce fuori. Esce il risveglio, Satori, il risveglio. Sono pienamente e coraggiosamente me stesso, mi amo. Che bella questa carta, ragazze! Questa è una carta bellissima di rigenerazione, di autostima, di auto, amore verso noi stessi. Ok? Allora, l'indicazione ve la ripeto, sei la persona che ho sempre sognato di incontrare. Quindi qua qualcuno vi ama. Vi desidera imperatore e imperatrice, ragazze, che bello! Qui c'è proprio la coppia per eccellenza. Abbiamo una ruota capovolta che ci parla di ostacoli, ma è sempre positiva, quindi state tranquilli. Viene la carta del pensiero,
Il numero 43 dei King, la decisione. Qua, vabbè, poi vi dirò. E cambiamento della dieta, dai una possibilità alla tua relazione. Allora, ragazze, 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 ragazze. Allora, qui voi state in un momento in cui probabilmente questa ruota capovolta non giunge a caso, perché qua ci parla di qualche ostacolo, di qualche ritardo, di qualcosa che non va come voi vi aspettate che vada. Fermo restante, ragazze, che qua c'è un imperatore, un'imperatrice, vedete la coppia per eccellenza, quindi qua è una cosa certa che voi siete una coppia karmica. Siete due persone molto forti, e, insomma, chi può competere con l'imperatore? L'imperatrice. Chi può competere con l'imperatrice? L'imperatore. Quindi vi ho detto tutto. Certo, in voi c'è una dolcezza, una grazia, un fascino irresistibile, una sorta di creatività, di accoglienza che magari non trovate in questa persona un po' rigida, un po' comunque che vuole imporre il suo potere, eccetera, eccetera. Quindi qua è come se voi avete visto questo rapporto probabilmente non giusto per voi e quindi è come se voi avete deciso di interrompere questo rapporto perché la decisione, avete preso la decisione di interrompere questo rapporto perché forse lo vedevate ambiguo, forse lo vedevate non adatto a voi, forse non vi dava abbastanza beneficio per il modo di essere di questa persona, forse per il carattere, insomma, ognuno di voi sa la situazione. Però vedete, qua il messaggio vi dice: pensateci, riflettete bene su questa scelta, perché questa persona vi pensa molto, tant'è che dice: sei la persona che ho sempre sognato di incontrare. Quindi qua cambiamento della dieta, se migliori la tua alimentazione, anche la tua vita ne trarrà beneficio. Ma voi avete mai pensato di cambiare qualcosa anche in voi? Nel senso, migliorare un cambiamento, ma non solo in voi, anche in questa relazione, proporsi in una maniera da dare una possibilità. Perché vedete, qua dice lavora sulla coppia, dai una possibilità alla tua relazione. Quindi in qualche modo il consiglio di oggi, del messaggio di oggi, è indicato su questo. Quindi voi dovete dare una possibilità a questa relazione, perché siete comunque una coppia molto ben assortita. Ci sono degli ostacoli, voi avete pensato forse di interrompere o l'avete già interrotto o la volete interrompere questa relazione per un comportamento un po' ambiguo, un po' qualche ostacolo, qualcosa che questa persona vi crea, poi sapete ognuno sa la propria situazione, però qua il messaggio vi dice: pensate voi a voi stessi, intanto cambiate voi, che cambiate anche la situazione. Tant'è che dice Satori risveglio, è come se voi vi dovete un po' risvegliare e pensare molto più a voi stessi, dovete riprendere la vostra vita in mano in maniera anche gioiosa, coraggiosa. Sono pienamente e coraggiosamente me stesso e mi amo. Vi dovete amare di più, dovete cercare di essere meno, diciamo. Ecco, se noi ci amiamo tanto, anche gli altri ci amano tanto. Quindi noi dobbiamo essere coscienziosi, coscienti che per ottenere il massimo dalla vita dobbiamo noi essere il massimo. Quindi qua la carta che, scusatemi, il numero che vi può interessare è il 36, quindi ho il 3, ho il 6, ho 3 più 6, 9, oppure 63. Ragazze e ragazzi, questo era il messaggio del giorno per voi. Io vi saluto e vi ringrazio di essere stati anche oggi qui con me. Vi mando un bacione enorme e vi auguro una meravigliosa giornata dalla vostra Zaira. Ciao!